H-Index, come si dice la rivista, anzi meglio ancora il metodo Scopus, che misura la credibilità di studiosi, scienziati, epidemiologi e virologi e tutti quelli che sono intervenuti in questi mesi, con un indicatore, una gerarchia di meriti e quindi di credibilità, H-Index, indicatore bibliometrico ottenuto facendo la media tra il numero di pubblicazioni scientifiche e il numero delle citazioni ricevute da un dato ricercatore. In questo, io ne parlavo ieri, ho individuato una serie di italiani generalmente molto in basso in questa classifica e al numero 33, lo vedete, 33, Luigi Lopalco, uno dei rappresentanti del patto trasversale della scienza, la scienza che dicono loro, una scienza che ha fallito perché non ha ancora trovato alcuna soluzione e ha detto qualunque cosa da un giorno all'altro, che ha pensato bene di denunciarmi. Allora io ho detto, guardiamo e troviamo in questo Lopalco, a me da sempre sconosciuto, ma poi molto presente in televisione, al 33° posto. Il che vuol dire piuttosto in basso. Lui naturalmente rimane turbato di quello che ritiene un mio attacco, io non c'entro assolutamente nulla, perché quello che io ho detto rientra in questa, come dire, verifica di credibilità che ci dà appunto Scopus. E andiamo a vedere allora cos'è questo Scopus. È divertente perché io qui non devo dire niente che riguardi il mio pensiero, ma semplicemente, ecco, sei sicuro che la rivista Scopus sia di carattere scientifico? Mi dice un buon amico. Scopus non è una rivista, è un database di riassunti e citazioni per articoli e pubblicazioni riguardanti la ricerca. Il database è stato creato nel 2004 dalla casa editrice Elsevier. Quindi è un dato, una misurazione, neanche di popolarità. Uno può essere popolarissimo e non credibile, può essere credibile e non popolare. E così, in questo percorso, nella giornata di ieri, ho cercato di dare alcune indicazioni che mettono in evidenza questa disparità fra popolarità, che è popolare per un cantante, popolare per un attore, e che anche in quel caso non vuol dire che il più popolare cantante sia il più bravo, né che il più popolare attore sia il più bravo, occorre anche in quel caso credibilità, ma nella scienza la credibilità è più importante della popolarità. E allora andiamo a vedere e continuiamo a rappresentare questo, eccolo qua, Burioni, Pregliasco e Brusaferro sono gli esperti più scarsi del mondo, e questo dice appunto Scopus, attraverso il punteggio H-Index, che indica il prestigio e l'attendibilità, quindi la credibilità, tutti gli scienziati. Primo è Anthony Fauci, che è il consulente virologo di riferimento di Trump, poi procede con Alberto Mantovani, dell'Humanitas, molto alto, 167, Giuseppe Remuzzi, dati già letti, poi arriviamo agli italiani, Massimo Galli, 51, Ilaria Capua, 48, Walter Ricciardi, per me il peggiore, come dicevo, 39, che è il consulente del Ministro della Sanità, e Pierluigi Lopalco, che è ospite fisso. Quindi qui lo indica, probabilmente mettendo insieme scienziati di diverse discipline, quindi non soltanto virologi, ma anche epidemiologi, come lui evidentemente dice di essere ed è. Allora, come se io avessi affermato qualcosa che il signor Lopalco non ho affermato io, scrive un tweet e arriva a me, per la verità me lo trasmette perché io non uso tweet, Facebook, mi vengono indicate, segnalate le cose che io vado a verificare, che dipendono anche dalle cose che io dico e che sono pubblicate su Facebook. Lo considero un editore Facebook, non un mezzo mio personale. Infatti ho più di 2 milioni di follower. Ha ragione Vittorio Sgarbi, dice sommessamente, e Lopalco, a dire che sono l'ultimo dei virologi, come sono l'ultimo dei paleontologi e dei fisici nucleari. Semplicemente non sono un virologo. Mi dispiace, ma io non ho detto che lei sia un virologo o non lo sia. Ho detto che lei è nella lista
di scienziati che sono virologi la più parte, in questo caso, nel caso suo, epidemiologi, che sono giudicati scarsi. Non l'ho detto io, l'ha detto H-Index. Quindi non se la prenda o non risponda a me, risponda a loro, risponda che lei non c'entra, che quella categoria non la riguarda, che non è virologo, ma loro intendono parlare di scienziati che si sono mossi perché è andato in televisione, perché è stato chiamato da Emiliano come esperto. Chiamiamo l'esperto, scienziato, non virologo, benissimo, epidemiologo, comunque quello che si occupa dell'epidemia, che dipende da un virus. Quindi è inutile che lei cerchi di confondere le acque dicendo non appartengo a quella categoria, perché il giudizio l'hanno dato loro, H-Index Scopus. E così il mio assistente mi manda questo messaggio, semplicemente non sono un virologo, con cui lui cerca di uscire di scena. Purtroppo in scena c'è. E c'è con il numero 33, con punteggio bassino, e mi dice il nostro Nino Ippolito, Lopalco ha risposto su Twitter. Lei ha pensato di denunciare me col suo patto trasversale per la scienza, fatto di un gruppo di persone, c'è anche Renzi, c'è anche Grillo, un gruppo di vari massoni che stanno dentro questo patto, che ha pensato di denunciarmi attraverso di lei, con l'autorità della sua falsa scienza, dei suoi bassi punti, della sua incapacità di affrontare i problemi. Tant'è vero che non ha risolto nulla. Ci hanno pensato forse a Pavia e a Mantova, con metodi diversi. Quindi la sua responsabilità era aver dato risposte sbagliate, soluzioni sbagliate, quindi avere contribuito a diffondere il virus e non certamente a rallentarne la presa. E allora, anche qui, nella polemica che lei pensa di fare con me, ecco quello che abbiamo detto e... Ha ragione Vittorio Sgarbi. Ecco, e lei, oltre ad essere l'ultimo in classifica, è un gran furbacchione. È da mesi che va in TV come virologo e Salodi ci dice di non esserlo. D'accordo, epidemiologo, scienziato applicato all'epidemia. Quindi a quello che il virus produce, cioè l'epidemia. Dal Corriere della Repubblica l'elenco di chi l'ha arrivata virologo è lungo, però lei non l'ha mai smentito di non essere un virologo. Io sono il primo a riconoscere che non è un virologo, è un incapace lo stesso, è uno scienziato insufficiente, con basso punteggio. E quindi qui si trova sul Corriere l'indicazione coronavirus, il virologo Lopalco. Perché non ha smentito il Corriere? Perché non ha detto non sono un virologo? Lo dice a me, io non c'entro nulla, io ho semplicemente riportato la classifica in cui c'è la sua fotina e il suo piccolo voto, da 176, il primo, Fauci, a 33, lei. Detto questo, la ringrazio dell'attenzione e volevo dirle che io non ho mai avuto fiducia in lei, ma lei ha pensato di avere una tal fiducia in se stesso, nel suo patto trasversale, questa specie di blocco di protezione, da poter denunciare me per aver dubitato di lei. Io continuo a dubitare di lei e credo che lei non è stato utile per nulla per guarire le persone. Anzi, le ha illuse cercando di trovare soluzioni medievali, chiudiamo tutto, e non ha curato i veri malati. Questo io penso di lei. Questo io penso di lei. Caro Lopalco, scenda dal palco. Scenda da quel palco. Torni a casa.